Il 40%, seriamente? Come coalizione, ovviamente, non il Partito Democratico da solo, visto che c'è una legge elettorale che prevede le coalizioni. Quello è l'obiettivo, perché con quel risultato si riuscirebbe a governare da soli con una coalizione, appunto, con cui ci si presenta alle elezioni. Visto che nel Paese a quanto pare c'è una grande preoccupazione sul rischio che la sera delle elezioni non si abbia una maggioranza di governo stabile, l'unico modo per evitare questo rischio è che vinca il centrosinistra, o che vinca il centrodestra, o che vinca il Movimento 5 Stelle. Ovviamente per vincere bisogna arrivare a quella cifra e noi abbiamo il dovere di puntare a quella cifra. Ma come pensate anche di creare un'alleanza, una coalizione, visto che si sta discutendo di questo, come di leadership in questi giorni, ma non pare esserci una strada che porti realmente da qualche parte, ad un approdo? Ma vedremo, noi abbiamo fatto una proposta a tutti. Intanto abbiamo raccolto l'appello facendo una legge elettorale che le prevede le coalizioni, almeno nei collegi uninominali, evidentemente. E abbiamo messo al centro della nostra discussione un progetto per il paese. Abbiamo fatto a Napoli una 3 giorni di conferenza programmatica dicendo quello che vogliamo fare per l'Italia e su quello ci confrontiamo. Ora bisogna capire cosa risponderanno i nostri interlocutori, cioè se c'è la volontà di costruire un fronte comune per evitare quello che è accaduto in Sicilia, cioè la vittoria della destra, della destra direi anche peggiore. Segnalo che oggi è stato arrestato uno dei Sì, gli hanno consiglieri dato il regionali appena benvenuto, eletto, diciamo. non De ci siamo Luca. ancora iniziato, esatto. Ma insomma, siamo UDC. garantisti, vedremo come andrà, ma insomma è chiaro che siamo in una situazione abbastanza delicata. Se si vuole evitare appunto che a vincere sia la destra, c'è l'obbligo di provare a superare le divisioni, ovviamente non ad ogni costo, e io questo ci tengo a dirlo, perché non bisogna ricadere negli errori del passato e fare coalizioni che servono solo a vincere, perché poi quelle coalizioni devono avere anche l'ambizione di governare e quindi devono avere una loro omogeneità. Non si può pensare di fare un accrocco elettorale tanto per farlo. Cerchiamo di capire se abbiamo interlocutori, se invece ci saranno da parte dei nostri interlocutori scelte differenti e l'idea di puntare solo all'obiettivo di far vincere la destra per far vincere il Partito Democratico, ci rivolgeremo direttamente ai loro elettori.